tua ragazza di andare a scuola, no? Alle 9, come ci va? Cioè, boh, le funerali chiusi così. Metta uno che sta in ritardo al lavoro, non ci può andare, che è un'emergenza, non ci può andare. Cioè, manco mettere un avviso. Cioè, era uno scandalo. Scandalo, cioè, boh. Il problema è che qua non è un fatto di dover riaggiustare chissà cosa, qua è un fatto proprio di svogliatezza da parte dei dipendenti. È quasi ogni settimana. Ogni settimana, ma poi questo è l'avviso chiusa, così senza spiegazioni. Cioè se c'è un addetto, spesso ci sono, non ti danno spiegazioni. Non penso che, cioè, che un mezzo del genere possa avere una sola persona che può portare, non credo. Cioè non si sanno organizzare, ma poi si organizzano nel momento. No, per me non è fatto, questo è un servizio pubblico, cioè, quindi no. È uno schifo, questo penso. Dobbiamo andare a lavorare la mattina, non è orario giusto per fare una cosa del genere. Ci sono tanti orari, fasce di orari durante la giornata che potrebbero farlo. Invece a quest'ora ognuno va a lavorare. Penso che stanno loro con i sindacati che dicono che assumono poche persone e quindi non si riesce a svolgere il lavoro e danno la colpa ai dipendenti che non vengono a lavorare e si prendono troppe malattie. Una sorta di scarica badile, la società che si dà la colpa ai dipendenti, i dipendenti che danno la colpa alla società. Fatto sta che il servizio è andato peggiorando in maniera incredibile. Lascia la funicolare che quando è aperta funziona, ma io sto parlando un pochettino dei treni, anche la linea 1 e 2, che in questo periodo stanno dando dei disturbi esagerati.